radio station, Radio Bruno. È arrivato il momento, finalmente, alle 10:08 minuti. Finisce La vita splendida, finisce la canzone La vita splendida, il nuovo singolo di Tiziano Ferro, nostro ospite questa mattina, con nostro enorme piacere. Buongiorno e benvenuto, Tiziano. Buongiorno. Buongiorno, il piacere è assolutamente solo mio. Come state? Ma molto bene, siamo felicissimi di averti qui in diretta. Passeremo dei minuti preziosi spiegando il tuo nuovo lavoro, canzoni stupende, collaborazioni importanti. Quindi non vediamo l'ora proprio di parlare tutto questo tempo con te. Noi stiamo bene, caro Tiziano, noi ti vediamo con l'occhio un po' stretto. Della serie avrei dormito volentieri ancora un'oretta, forse un'oretta e mezza. No. Insomma, no? È un'impressione. Caro mio, mi sono svegliato alle 6, quindi alle adesso 6? Sono in piena vita, assolutamente, sì, no, io mi alzo sempre attorno alle 6, ormai è un'abitudine da quando ci sono due mini esseri umani a gestire la mia vita, anche se non sono qua con me oggi, ma ormai è così. Hai preso l'abitudine, no, di questa sveglia mattutina. A proposito della canzone che abbiamo appena sentito, c'è anche l'aiuto, la scrittura con te di Bruno Risas, meraviglioso. Sì, devo dire che è un bel privilegio, anche perché comunque collaborare con artisti come Dario ti dà la possibilità di trovare un linguaggio comune, ma anche di spingerti verso zone che magari ti appartengono ma non le hai mai effettivamente illuminate. E quindi il dialogo con lui è stato molto bello, perché ho scoperto innanzitutto una persona simpaticissima, è cioè lui vero. È proprio veramente uno molto simpatico, e quindi da lì poi diventa facile, no? Non c'è nessun tipo di costrizione, cioè, queste sono le collaborazioni veramente fruttuose, perché comunque non devi spingere nulla, cioè esce da sé. Perché succede così, no? Che quando ci sono due grandissimi artisti, cantautori, ci si ritrova, non è uno che cuce il vestito musicale nell'altro, ma proprio c'è un'intenzione comune, subito, immediata. Ma guarda, in realtà io sarei anche stato felice di interpretare, sinceramente, perché tanto dopo tanti anni non ho più l'insicurezza di dire: ah, ok, non sono un interprete, non sono Mina, sai, gli interpreti devono essere dei cantanti eccelsi, no? Invece, secondo me, con l'età un po' inizi anche un po' a fregartene di queste definizioni, cioè faccio quello che mi va di fare, perché penso che quando mi va di farlo e lo sento, l'esigenza, l'urgenza dietro quello che faccio vince, no? E invece no, però con lui è stato proprio bello, anche siccome questa ovviamente è una collaborazione nata durante la quarantena via Zoom oppure WhatsApp, eccetera eccetera, è diventata una bella occasione innanzitutto per far nascere un'amicizia e poi per scrivere delle cose che vedevamo allo stesso modo. Senti, questa è una delle varie collaborazioni che troviamo in questo tuo disco Il Mondo è Nostro, c'è quella con Caparezza, fra l'altro sono collaborazioni, sono featuring, come si dice, per fare quelli bravi brani, piuttosto variegati, ecco, cioè generi, perché abbiamo collaborazioni con Caparezza, con Ambra Angiolini, con Roberto Vecchioni, con Da Supreme, che abbiamo appena citato, con il grande Sting, che ti ha scritto una canzone, no, apposta per questo disco. Sì, no, lui è stato proprio, diciamo, neanche dire al limite del miracoloso, direi proprio, lo classificherei come un miracolo, sì. Perché è stata totalmente fortuna. Lui ormai vive molto spesso in Italia, passa tantissimo tempo in Italia, e ho scoperto tramite una persona, un amico in comune, che stava ascoltando, cioè erano lì in casa sua, in Toscana, e stava ascoltando un mio disco, e il mio amico mi manda un messaggio, mi dice: guarda che sono a casa di Sting, sta ascoltando il tuo disco. E quindi da lì ho detto: intercedi subito. È il momento giusto, ora Sting, o mai a me, più a me. Ma sei svenuto quando hai letto questo messaggio? Secondo me sì, è un'emozione immensa. Sono svenuto ancora di più quando poi non so se qualcuno ha avuto modo di vedere domenica scorsa
verissimo. Lui ha mandato questo video messaggio nel quale dichiara, lo posso dire perché l'ha detto lui, quindi cito le sue parole, sì, letteralmente, che è un fan della mia voce, della mia musica, e che lui ha detto che è stato un onore collaborare con me. Quindi figuriamoci, lì è proprio lo svenimento, è stato molto complesso evitarlo. Beh, insomma, un riconoscimento importante, ma tanto, eh? Sì, lì è proprio fortuna, cioè dire proprio la vita ti dice guarda, ti regalo questa cosa, diciamo, qui. Non è fortuna, perché dici che è fortuna? Avrebbe senso. È merito tuo, non è fortuna. Cioè, no, la però stima uno se la merita, allora, no? Ti ringrazio, però la fortuna, nel senso, il fatto che vivesse in Italia, il fatto che potesse entrare in contatto con la mia musica, cioè si sono allineate delle cose che magari normalmente non sarebbero accadute, e quindi io sono felice di essere fortunato, io non penso che la fortuna vada sottovalutata, poi bisogna anche cavalcarla, questo sicuramente. Parliamo invece anche di un'altra collaborazione, di un mito di quando eri giovanissima, una tua cara amica, l'hai portata a ricantare, ne siamo contenti, Ambra Angiolini. Lo so che siamo contenti, perché quando io ho fatto questa cosa, cioè finalmente l'ho chiusa e ho visto che lei aveva cantato, quindi ormai era cosa fatta, io ho promesso a lei e anche a tutti i miei discografici, ho detto vedrete voi che questa canzone farà più rumore di quello che pensate voi, perché c'è un'orda di persone come me, adolescenti degli anni 90, che farebbero di tutto per riascoltare un disco di Ambra così come hanno fatto all'epoca, perché lei era la nostra Britney Spears negli anni 90, cioè lei ha definito una generazione e poi ci ha lasciati, cioè nel senso ha iniziato a fare l'attrice, molto brava, però noi volevamo anche quello da lei, per cui io mi sono fatto capo di questa diciamo, opera di rivalsa, e devo dire che sono molto felice, perché a parte lei veramente è stata generosissima ed era molto insicura perché non tornava in studio di incisione da tantissimi anni. Infatti stavo per chiederti che secondo me c'hai anche dovuto lavorare sopra, ecco, per convincerla, no, a fare questa cosa, proprio. Guarda, per il fatto che è un po' che in realtà è stata lei, lei ha detto guarda, la provocai con questa idea, e lei ebbe una reazione delle sue, cioè lei è una molto insicura ma anche molto spontanea, e disse guarda, per te lo farei. Ho l'impressione che quella risposta lei me la diede perché era convinta che io stessi scherzando, quindi guarda, per te lo farei. Ma sì, dai, e lì facciamo. L'ho fregata. Bravo. E lì l'ho fregata, e mi fa, se mi fai sentire una canzone, ho scritto la canzone penso in 48 ore per incastrarla subito, per non perdere il momento, per cui questa cosa poi ho proprio acchiappato l'entusiasmo del momento, quindi lei non si è tirata indietro ed è stato un bel privilegio. Tiziano, è il momento di ascoltare un'altra canzone, la canzone che abbiamo il piacere di ascoltare da qualche giorno, di fatto il nuovo singolo, no? Una canzone per te particolarmente importante, perché è la tua prima festa del papà, insomma, raccontata in una maniera che definire poetica forse è anche troppo, è anche poco, insomma, rispetto all'intensità che ci hai messo in questa canzone. Ce l'ascoltiamo, poi dopo facciamo due chiacchiere, ah, sì. Ti va? Sì, certo, come no. Perfetto. Tiziano, però hai fatto lo speaker radiofonico, dai. A distanza prova ad annunciarla tu, naturalmente. No, mamma, sono in diretta. Scusate. Ciao signora, buongiorno. Momento di vita. Di vita vera. Io cambio anima, prima festa del Tiziano papà. Ferro, la mia prima festa del papà. Tiziano, però queste cose non si fanno, cioè tu non hai idea di quanto mi hai fatto piangere da papà, ma io credo che anche se una persona non è genitore, insomma, sentendo l'intensità di questa canzone, non possa resistere, insomma, la lacrimuccia scivola, che cacchio. No, ma non credo che tra l'altro sia veramente una canzone che non parla di paternità, parla di occasioni, parla di gratitudine, parla di senso di appartenenza al mondo, no? Perché effettivamente forse ricevere un messaggio da tuo padre che ti fa gli auguri per la festa del papà, chiaramente è un gesto molto potente, ma è un gesto che mi ha riportato anche ad una realtà che mi ero visto negata, ma soprattutto che negavo a me stesso, quindi non mi ero ancora neanche concesso la possibilità fosse vero nella mia testa, nonostante i bimbi fossero già nella mia vita, pensavo ancora con la mente o l'anima bloccate, no? E certe cose
ti fanno sentire comunque un estraneo nel mondo, e invece tornare a far parte del mondo come una persona che ha diritto a, ad amare, a vivere, è questo, cioè parla di questo la canzone. È chiaro che il contesto è quello della festa del papà, però è un pretesto, per quello penso che sia una canzone per tutti, non necessariamente per chi è genitore o meno. Tiziano, stanno arrivando tantissimi messaggi di tuoi fan, di ascoltatori, proprio ogni singola parola di ogni tua canzone da pelle d'oca, tantissimi messaggi, ma torniamo ai tuoi bimbi, ai tuoi cucciolini. Allora, uno si immagina, no? Tiziano, avete visto mia madre? Signora, hai bevuto poi il caffè? Era il caffè? L'ha portato? Stavamo chiedendoci se fosse il caffè. Tiziano, il caffè è pronto, no? Non era quello, mio padre pensava stessi qui a cazzeggiare, non so, stava già iniziando a dire cose tipo fa freddo, cosa fai là fuori? Ah, ok. Allora, uno si immagina Tiziano che canta tutte le belle ninna nanne ai suoi figli e poi scopriamo che canti Pippo Franco, mi scappa la pipì, per attirare la loro molto attenzione. Importante, Pippo Franco, non sottovalutiamo il ruolo di Pippo Franco nella storia di tutti noi bambini degli anni Ottanta, anche perché quella canzone, devo dire, che ancora oggi funziona alla grande. E poi in realtà no, vabbè, io in realtà gli faccio sentire, cioè ho una playlist di canzoni che sono le canzoni della mia vita, ovviamente in italiano, ma va da Battisti agli 883, ai Ricchi e Poveri, al Rettore, a Cocciante, cioè tutto, no? E poi c'è sempre la radio italiana a casa, anche perché la mia è una battaglia solo contro tutti, cioè sono l'unico a parlare italiano e non se ne parla che questi non imparino l'italiano. È bello, no, bravo, no, è bello. Ma tu sai benissimo sì. Anche lo spagnolo, non è che poi alla fine crescono, che ne sanno tre di lingue invece che due. E beh, non è male. Beh, lo spagnolo se lo beccano comunque perché i nonni dalla parte di Victor sono spagnoli, ecco. E quindi loro parlano spagnolo, poi c'è una signora che ogni tanto ci aiuta quando siamo proprio messi male e anche lei è ispanica, quindi ascoltano anche lo spagnolo, ma la battaglia verso l'italiano è condotta da un solo integerrimo gladiatore e sono io, e devo dire che sta andando molto devo dire che sta andando molto bene perché capiscono tutto, anzi devo dire sono molto reattivi all'italiano, e le notizie buone sono due: uno, che lo stanno imparando, e due, forse direi la più importante, che mi ascoltano, perché siccome ci sto solo io se lo capiscono vuol dire che mi ascoltano, insomma non sorpassano quello che dico, diciamo. Se quindi la scelta fra le ninna nanne è fra quelle canzoni che stavi nominando qualche istante fa, o ne hai qualcuna di preferita? Sì, io canto, per me canto le canzoni italiane, mi piace cantare di tutto, cioè di tutto, anche insomma, da Come mai degli 883 a Margherita di Riccardo Cocciante, e ogni tanto canto delle canzoni, adesso metto le mani avanti perché sto per nominare una cantante che poi non voglio neanche lontanamente paragonarmi a lei, però fa le canzoni di Giorgia o di Laura, poi mando loro i video, guarda sto cantando la tua canzone a loro. E Michele Zarrillo, ho mandato un video anche a lui, si è commosso moltissimo, cioè le canzoni che hanno fatto la mia vita, no? E dico vabbè, provo a farle entrare nella loro. D'altronde voglio dire, se non è Tiziano Ferro a cantare la Nanna in questa maniera, chi lo può fare? Mica lo posso fare io, lo puoi fare tu. Però hai definito la piccolina una piccola Beyoncé, e invece lui un poeta, quindi già artisti. Oddio, hai capito? Lei, no, Beyoncé nella personalità, nel senso personalità alfa, è una di quelle, bene, capito? È passata da non camminare a correre praticamente. Pensa, no? Già così piccola, già così piccola, immagina cosa sarà negli anni a venire, caro Tiziano. No, guarda, non me lo dire, perché no, mi preparo perché ho già capito tutto, ha già tantissime opinioni, ha tantissimi punti di vista, mentre lui è proprio, io non pensavo, non voglio dire, quando qualcuno in passato mi diceva no, mio figlio è un angelo, io pensavo ma che dici, un neonato non può essere un angelo, e invece un neonato può essere un angelo, poi un neonato ha quasi un anno, e lui è proprio, diciamo, così, l'apoteosi della pace e della serenità. Lei è, non è lagnosa, però ha un carattere molto forte, cioè si compensano, ma sono proprio
due mondi completamente separati. C'è da imparare anche a cominciare a dire qualche no, perché so che la tentazione, il troppo amore tante volte rende fin troppo mansueti nei confronti dei figli, invece una piccola grande impresa sarà quella di riuscire a dire no ogni tanto, perlomeno, via. No, per noi la disciplina è tanto, vale tanto quanto l'amore, il presidio, l'educazione, anche perché la disciplina è un favore che fai a loro, cioè non lo fai a te stesso, lo fai a loro perché li rendi capaci di esistere nel mondo, no? Cioè capire che non sono dei singoli, che devono imparare delle regole, che devono imparare ad accettare i no anche quando non li capiscono, un giorno li capiranno, a rispettare le persone, i tempi e i momenti. Per noi la disciplina è tutto, anche perché Victor comunque è cresciuto in una famiglia cubana, spagnola, quindi come per le famiglie italiane, tanto amore, ma anche tante lezioni di rispetto verso gli adulti, verso le regole. Ma le regole, in realtà, sai, quando non succede, quando la disciplina non si impartisce, è un po' un gesto d'egoismo del genitore, no? che si sente in colpa e allora non fa questa cosa, però dimentica il fatto che non vai a fare un piacere a loro. E quindi no, ti assicuro che di disciplina ce n'è. La disciplina è al centro. È il centro disciplina che comunque servirà anche a te, perché l'anno prossimo ci sarà un appuntamento importante live, un regalo magnifico che fai tutti i tuoi fan. E a tal proposito ascoltiamo un tuo classicone, il regalo più grande, qui su Radio Bruno. Voglio grande. Tiziano, sei un poeta. Tiziano, ti amo. Ditegli le cose più belle del mondo, augurategli le cose più belle della vita. Una canzone bella in un album bello bello, che era La mia età, che contiene una canzone a me piace tantissimo, che è quella che dà il titolo all'album, no? E come dicevo prima, Tiziano, il regalo più bello ce lo fai tu nel 2023 con tutte le date live, un giugno e luglio intensissimo in giro per l'Italia. Sì, poi per me ha un valore superiore, perché poi per me saranno 6 anni dall'ultimo tour, cioè mancare 6 anni dal palco lo fai solo se veramente vuoi prenderti una grande pausa, no? Cioè dici vabbè, adesso vado via 6 anni, cioè trovarsi 6 anni senza volerlo lontano dal palco è una cosa stranissima, per tutte le congiunzioni astrali che conosciamo, e quindi per me avrà sicuramente un valore, io direi veramente al limite del religioso. Sicuramente sarà un'esperienza di fede, quella che comunque mi stanno insegnando le persone che hanno aspettato, anche perché io non ho rimandato i concerti al 2022 perché sapevo che sarebbero arrivati questi bimbi e volevo dedicare loro almeno tutto il primo anno della nostra vita insieme, e non potevo dirlo pubblicamente perché non me la sentivo, e quindi molti sono rimasti un po' così spiazzati, e ho anche concesso, come secondo me giustamente doveva accadere, i rimborsi dei biglietti, cosa che a me sembrava comunque giusta, anche perché io, come nella copertina del disco, amo camminare un po' in bilico sul ciglio del burrone, volevo un po' anche vedere dove ero nella testa e nel cuore delle persone, per cui mi sono detto se vogliono restituire i biglietti devono farlo, e io poi dovrò meritarmi il fatto di ricominciare da zero. E invece le restituzioni sono state minime, e quindi il rientro sul palco avrà qualcosa, cioè è un atto di fede per me, cioè reciproco, ma me l'hanno insegnata loro questa fede. Allora, intanto ricapitoliamo: dal 7 giugno Lignano Sabbiadoro, poi Torino, Stadio Olimpico, Milano, 3 date a San Siro, ancora Firenze, Roma Olimpico, il Napoli, lo Stadio Maradona, Bari, Messina, Ancona, non più Modena ma Bologna, questo nella data dell'11 luglio, Bologna Stadio dell'Ara, e l'ultimo a Padova il 14 luglio allo Stadio Euganeo. 14 concerti per riabbracciare Tiziano Ferro dopo 6 anni. Facciamo vedere anche la copertina 15. Di questo disco? La facciamo vedere, dov'è che è? Eccola qua. Questo è il CD. Io invece ho il vinile. Tra un attimo, il vinile ve lo fa vedere, che è bellissimo. Tra l'altro, io amo i vinili come tanti altri. Sono rimasto affezionato a questo formato così vintage, così âgé. Che è tornato. È sempre fascinosissimo. Anzi, devo dire che ormai è diventato più popolare del CD, sicuramente. Sta vivendo una seconda giovinezza, sicuramente sì. Tiziano, vogliamo parlare della collaborazione con Da Soup? Io lo pronuncio così, tu sì. In americano meglio sicuramente. Ma in realtà non ho mai capito come si pronuncia questa sua nuova versione. Da Supreme, Da Supreme, poi diventa Da Soup, adesso ci gioca un po' anche e con quindi queste Da Soup, qua. Sarebbe sì. Da Soup, è un po' strano perché a me all'inizio fa un po' minestrino. Però no, è Da Soup.
Come è nata questa collaborazione? Quella è un po' la cosa. Diciamo che la collaborazione con Da Soup è nata su WhatsApp, che è questa nuova. No, in realtà è nata su Instagram, se devo essere sincero, perché così è nata una conversazione amichevole e molto dolce, perché per me queste nuove generazioni io le guardo un po' da zio, no? Che li vedo ridefinire il pop e continuare a fare, scusate, c'era una mosca, a fare delle cose molto interessanti che rimarranno. Secondo me lui è uno di quelli che veramente ha tracciato una linea, no? Del prima e dopo, ok? Questa è la codificazione del nuovo pop, e mi è piaciuto molto quello che ha fatto fino ad ora, ancora di più quello che sta facendo adesso. E per cui da conversazione è diventata una sorta di provocazione. E poi sì, era il 2020 inoltrato, quindi ovviamente ognuno era a casa sua, e abbiamo iniziato questo gioco, neanche tanto gioco, perché poi è diventata una canzone. Per cui il bello dei nuovi media, cioè probabilmente questa cosa 20 anni fa sarebbe accaduta, o non sarebbe accaduta, o comunque sarebbe stata più complessa, ecco. Tiziano, purtroppo il tempo a nostra disposizione è clamorosamente finito, ti avremmo tenuto un'altra ora e mezza, per sempre, ma naturalmente rispettiamo la scaletta dei tuoi impegni. Ti ringraziamo infinitamente, mostrando una volta ancora, eccola qua, la copertina del disco nuovo di Tiziano Ferro, Il mondo è nostro, che è uscito venerdì. Ti ringraziamo, è stato per noi un grandissimo piacere, guarda, ti auguriamo tante cose stupende. Anche per me, anche per mia madre, come avete notato. Arrivederci, signora! Salutiamo la signora nel frattempo, non si preoccupi. Saluta tutti a Los Angeles. Comunque, non sono a Los Angeles, come avete capito, sì. Perché mia madre è latina. e quindi insomma, vabbè, momenti di vita vera, insomma, non possiamo dire tutto così, tutto vero. Grazie Tiziano, baci, ci grazie. Lasciamo proprio con Rotonda, la canzone che Tiziano Ferro ha inciso nel suo ultimo album con Da Supreme. Grazie ancora. Grazie a voi ragazzi, un abbraccio, buona giornata. Ciao.